La Regione Abruzzo, per cercare di dare nuovo slancio alla campagna di vaccinazione, sta mettendo in campo tutte le possibili iniziative per attrarre chi non si è ancora vaccinato. Tra queste c'è quella presentata a Teramo dalla ASL in sinergia con la Teramo Calcio, che regalerà biglietti gratis per l'accesso allo stadio. Iniziativa denominata Semivaccino Entro Gratis, rivolta ai ragazzi tra i 12 e i 26 anni che si vaccineranno con la prima dose. Altre iniziative di tipo culturali sono al vaglio della stessa regione, anche per i professori che continuano a resistere al vaccino. Ma stiamo mettendo in campo tutte le forze che noi abbiamo, insomma, e tutte le iniziative possibili e immaginabili. Quella messa in campo oggi dall'Alti Teramo è un esempio, diciamo, accostiamo il calcio alla vaccinazione, ma ne faremo delle altre. Io dico che l'Abruzzo si sta ben comportando, insomma, siamo tra le prime regioni d'Italia, seppure adesso segna un po' il passo, soprattutto le prenotazioni, cioè ci sono meno prenotazioni nei nostri hub, però c'è un filo continuo, seppure magari ridotto, di persone che vengono spontaneamente a vaccinare. Tra l'altro anche lo stesso generale Figliuolo, insomma, ha anche lui condiviso il discorso che non bisogna più prenotarsi, che gli hub sono aperti e che la gente può andare agli hub e si può vaccinare spontaneamente, per cui la campagna adesso continua in questo modo. Ovviamente non si fanno più i numeri di qualche mese fa, però siamo comunque a percentuali del 74%, che mi sembra che è una buona percentuale, e abbiamo già raggiunto il primo step e avviciniamo al secondo. Oggi è certificato che se tu sei vaccinato con due dosi puoi incontrare il virus, puoi anche magari per altri motivi essere ospedalizzato, non andrai mai in rianimazione, perché in Abruzzo tutte le persone che oggi sono in rianimazione sono tutte persone non vaccinate o vaccinate con una sola dose. Io che sono un pragmatico, per me questo è il dato più importante, poi se raggiungeremo o non raggiungeremo l'immunità di gregge lo vedremo, e non tocca sicuramente a me, che non sono né un virologo né un esperto in materia, però dico che oggi dobbiamo stare molto attenti ai messaggi che diamo ai cittadini. È vero che c'è questo zoccolo duro, ma questo zoccolo duro bisogna convincerlo con dei fatti e degli esempi pregnanti, cioè quello che uno oggi, la persona che oggi non si vaccina rischia di morire per una polmonite da Covid. Io credo che questo sia l'elemento più importante, più forte e determinante per convincere anche queste persone restie a vaccinarsi. Poi è chiaro che ognuno, voglio dire, è padrone della propria vita e decide per la propria vita. A margine della conferenza, il coordinatore regionale della campagna vaccinale Maurizio Brucchi è stato contattato dallo staff del generale Figliuolo per chiedere che venga organizzata anche in Abruzzo la campagna per la vaccinazione dei cittadini afghani evacuati dal paese asiatico e trasferiti anche nella nostra regione.